Alessandro, mi dici tre buoni motivi per venire qui nel tuo locale? Sì, dunque, tre buoni motivi. Direi che il primo è indubbiamente legato alla scelta della materia prima, che mia mamma se ne occupa direttamente, mia mamma quando va a fare la spesa, quindi il prodotto di primissima qualità. Certo. Sia a livello di prodotti di carne, a livello di pesce, eccetera, eccetera. Secondo motivo è legato a un menù piuttosto vario, perché fin dall'inizio la nostra filosofia è stata quella di adottare appunto un menù con un ventaglio di piatti piuttosto vario, e difatti proponiamo piatti tipici piemontesi indubbiamente, ma anche piatti legati ad altre regioni d'Italia, e quindi si possono trovare degli ottimi piatti di pesce legati a tradizioni di altre regioni, quindi cucinati anche con questa tipicità di altre regioni. Il terzo motivo probabilmente è più legato forse alla stagione, nel senso che d'estate abbiamo un bel terrazzo dal quale si gode un'ottima vista sulle colline del Monferrato, ed è molto ambito, tra virgolette, dai nostri clienti più fidelizzati, che chiedono di mangiare espressamente fuori proprio per questo motivo. Ah, Sara, qui dalla signora in rosso mi hanno detto che c'è una cucina tipica monferrina. Benissimo, allora andiamo a provare uno dei loro piatti tipici. Andiamo. Andiamo. Buongiorno. Buongiorno. Piacere. Sara. Piacere. Siamo venuti a provare la vostra cucina piemontese. Sì, noi abbiamo, il nostro menù cambia ogni mese, ma manteniamo comunque piatti tipici della cucina monferrina. Fabrizio Verri, titolare del ristorante La Signora in Rosso, in Nizza Monferrato. Tre buoni motivi per venire qui nel tuo locale. Ma sicuramente il fatto che a noi piace ogni mese cambiare il menù e proporre piatti nuovi, sempre della cucina tradizionale piemontese monferrina, facendo grande attenzione alle materie prime che sono sempre di prima scelta e seguendo molto la stagionalità. Un'altra cosa importante è che qui, facendo parte comunque dell'enoteca regionale, abbiamo una carta dei vini molto vasta, sempre vini locali. E un'altra, l'ultima cosa, direi la cordialità che si trova quando si arriva a mangiare in questo posto, che non è meno importante delle prime due cose.